Viaggi all'aria aperta, nei campeggi e nei villaggi, è il cosiddetto turismo open air, uno dei settori da cui ci si aspetta uno slancio di vitalità per la stagione 2022, in Sardegna come nel resto d'Italia, dove secondo l'Osservatorio del Turismo Outdoor a cura del gruppo Human Company, per la prossima estate le presenze stimate vanno da 45,4 a 48 milioni, con un range di crescita tra l'8 e il 2% rispetto al 2021. Con la Pasqua e l'apertura delle strutture ricettive si è dato ufficialmente il via alla nuova stagione e la FAITA Sardegna, la Federazione dei Campeggiatori, ha effettuato le prime previsioni. L'obiettivo è raggiungere i numeri del 2019, quando dei 15,8 milioni di turisti arrivati nell'isola, 2 milioni e mezzo scelsero il campeggio. Cifre crollate drasticamente l'anno successivo con lo scoppio della pandemia. A mancare sono stati soprattutto gli stranieri, che rappresentano una fetta fondamentale del turismo all'aria aperta. Per il 2022 i dati sono incoraggianti. Le prenotazioni, infatti, ha sottolineato il presidente della FAITA Sardegna, Nicola Napolitano, si stanno avvicinando alle cifre del 2019 e nei campeggi già attivi ci sono finalmente i turisti stranieri. La nota dolente però è il caro traghetti, dato che la maggior parte dei campeggiatori viaggia in nave e il prezzo del trasporto, sottolineano dalla FAITA, equivale a una settimana di permanenza in queste strutture in piena stagione. Questo penalizza pesantemente il turismo e secondo l'associazione è fondamentale che la politica non stia a guardare, ma intervenga per calmierare i prezzi e dare quindi una mano a un comparto fondamentale che risponde all'esigenza, sempre crescente soprattutto dopo il Covid, di trascorrere le vacanze in ampi spazi aperti.